si siedano qui un attimo soltanto i leoni nati nei primi 2 gradi, ovvero dal 22 al 24 di luglio. Sarete voi i primi di tutta la ciurma a sentire la famosissima opposizione che sta arrivando di Plutone. No panic, ma attenzione alle fregature, alle cose spiacevoli che possono venire a galla, e soprattutto cercate di non prendere impegni a lungo termine. Tutti gli altri, se iniziano l'anno davvero il re della festa di Capodanno grazie a Giove, a partire poi da maggio si ritroveranno scarichi di energia e di voglia di fare. Colpa di Giove, appunto, che spegne il sorriso. Ricordatevi però sempre che questo Giove è un pianeta passeggero, che vuole soltanto rassettare l'ordine delle priorità, come fa la signora delle pulizie con la camera d'albergo. L'amore sembra proprio schivarti, ma non schifarti, per carità, dato che la sosta di Venere non ti coinvolgerà. Anzi, quel Giove a sfavore sembra renderti piuttosto selettivo e soprattutto poco desideroso di condividere piaceri di ogni genere, compresi quelli emotivi. Se nella condivisione dei piaceri sarai selettivo, figuriamoci nella condivisione di quelli erotici. Goditi i primi 2 mesi dell'anno nei quali ti darai da fare anche sotto le coperte, ma poi preparati di un periodo, non dico di astinenza, ma piuttosto di una consapevole restrizione. Anche gli amici dovranno farsi una ragione di questo tuo spegnimento del desiderio di riempirti di paillette e sculettare tutta la sera. Quasi non ti si riconosce più quando ci proponi serate intellettuali e presentazioni di libri. Giove a favore porta qualche problemino anche dal punto di vista del benessere, e soprattutto i pochissimi nati nei primi 2 giorni sarebbe bene che si dedicassero con grande amore alla cura di sé. Ritirate fuori tutte le vecchie sagge regole della nonna. La fortuna in questo 2023 dal punto di vista economico sarà piuttosto altalenante, perché se Giove è a favore proprio nei primissimi giorni dell'anno e vi mette molto di buon umore anche dal punto di vista economico, poi da maggio ci saranno degli alti e bassi proprio di Giove a sfavore questa volta, che vi prosciuga le finanze come il po' d'estate. Arrivi nel 2023 carico di energie grazie a Marte e Giove, che saranno entrambe a favore, e si sa che tu sei bravissimo a sfruttarle queste energie, soprattutto per attrarre a te come il DJ alla festa. Il punto però è che c'è ancora da risolvere un Urano che è in quadratura, ovvero a sfavore, che sembra metterti i bastoni tra le ruote quando meno te lo aspetti. Urano è il pianeta dei tagli, dei cambiamenti che non sempre hai progettato e desiderato, però c'è da dirlo, Venere a favore per tutta l'estate ti farà davvero bene e soprattutto ti ammorbidirà qualsiasi fosse la decisione di Urano. Insomma, potrebbe anche essere che nel cambio di programma le cose ti vadano persino meglio. Nei mesi estivi, da giugno a settembre, Venere resta in sosta proprio nel tuo segno zodiacale e tu non vedrai l'ora di sculettare la discoteca sulla spiaggia, e soprattutto avrai voglia e bisogno di affascinare chiunque incontri. Sarai davvero irresistibile e incontenibile. Per quanto riguarda la fornicazione in senso stretto, sarà Giove ad aiutarti nel mese di marzo e aprile, e poi Venere per tutta l'estate. Insomma, direi che non puoi davvero lamentarti, soprattutto perché vieni da un periodo, i 6 mesi della sosta di Marte dalla fine di agosto 2022, che ti hanno decisamente disinibita. Anche se per poco tempo, inizierai però a sentire un pochino Giove a sfavore, che cercherà di limitare la tua voglia di fare festa. A contrastarlo però ci sarà Venere, che quando deciderai di non uscire ti farà propendere per una seratina romantica a due. Il benessere c'è, solo con qualche attenzione nel mese di agosto e settembre, sempre per colpa di quel Giove che, anche se brevemente, ti darà un pochino di fastidio, nulla di grave. Ma cerca di non strafare se ti riesce. A parte Giove, direi che per quanto riguarda il lavoro dobbiamo concentrarci su Urano, che ti darà invece parecchio fastidio, soprattutto lavorativamente, quindi preparate delle rotture, non tanto rotture di scatole, quanto rotture proprio dei tuoi progetti. Ci saranno probabilmente delle inversioni a U da considerare. La cattiva notizia, caro Leone, è che sarai tu a doverti beccare adesso Saturno contro. La bella notizia però è che questo Saturno contro te lo levi dai piedi nell'arco di 3 mesi, mentre tutti gli altri l'hanno subito per circa un annetto, quindi insomma non vorrei sentire troppe lamentele. In compenso però rimane Urano, che non ti dà molto tempo per cambiare e tagliare quello che non funziona. Se non lo fai tu, lo farà lui. Tu però sei un segno di fuoco, e quindi quando Saturno ti fa capire che qualcosa non funziona, non vedi l'ora di risolverlo, e qua Urano sarà il tuo alleato. Goditi soprattutto una bellissima Venere per tutta l'estate, che ti renderà dolce e molto affascinante. Sarà un po' il tuo riscatto. Sarà Venere nei mesi tra giugno e settembre che, sostando proprio nel tuo segno zodiacale e proprio nella tua decade, ti vorrà ancora più affascinante del solito, coinvolgente e particolarmente affascinante. Insomma, Leone, nonostante tutto quello che ti troverai a dover risolvere nei primi mesi dell'anno, sappi che il tuo fascino rimane invariato.
Se Urano e Saturno ti creano talmente tanti problemi da farti mettere il sesso praticamente all'ultimo posto del tuo elenco delle priorità, sappi che l'estate potrebbe decisamente rendere molto sexy questa tua aria saggia da chi ha superato la tempesta. Quando Venere e Giove saranno a favore, cioè durante la primavera e l'estate, avrai davvero voglia e bisogno di abbracci che ti coccolino. Per fortuna non sei uno che si fa troppi problemi a chiamare anche gli amici che ha snobbato nelle settimane precedenti. Diciamo che sul benessere ci sarà da lavorare, caro Leoncino, perché Saturno, Urano e Giove, tutti a sfavore nel mese di settembre, ti renderanno talmente scarico nel desiderare di passare il weekend tra il letto e il divano. Ed è qui invece che devi dimostrare tutta la tua determinazione. In un anno nel quale metterai molto in discussione, direi che anche il lavoro ha bisogno di essere guardato negli occhi per capire se è proprio questo ed in questo modo quello che vuoi fare nei prossimi anni. Si sa che un segno imperatore come te non è tanto bravo ad accettare i compromessi, quindi quando Saturno solletica, tu rispondi forte e chiaro.